21:02 43 secondi. Parte ufficialmente un nuovo anno, una nuova stagione per quanto riguarda Rugby House, trasmissione in diretta. Più partita, subito in coda per vivere al massimo un giovedì sera, un'ora e mezza di rugby. Di rugby, rugby Rovigo Delta, ma per ogni top 10 in generale, con cui ovviamente approfondire i temi, vedere, anticipare quello che succederà nel corso del weekend. Ovviamente risottolineando quanto è successo nel weekend passato. Subito qui andiamo ad introdurre i nostri ospiti. Da tradizione, un giocatore, un giornalista, ma non solo. Lo chiamano il Toro, noi lo conosciamo con Lautaro Casato Sandri. Ciao Lautaro, benvenuto. Ciao Andrea, grazie mille, buonasera a tutti lì in casa e grazie mille ancora. Insieme a Lautaro Casato Sandri è il momento ovviamente della parte editoriale, giornalistica, Rovigo.news. Ciao Giorgio, ben grazie, trovato. Grazie dell'invito. E in realtà abbiamo anche qualcun altro che è collegato con noi e lo scopriremo fra qualche istante, lo lasciamo lì perché, anzi, è già qua perché ha detto, sì, io sono a Roma, ma ho una gran voglia di parlare con i ragazzi di Rovigo. In collegamento da Roma, Andrea Menitti Ippolito. Ciao Manny, come stai? Buonasera a tutti. Molto bene, grazie. Tutto bene? Tutto a posto. Sì, sì, grazie. Perfetto. Allora, parliamo ovviamente di quanto è successo in queste prime due giornate di campionato. Un focus subito, insomma, per quanto riguarda la vittoria di Rovigo contro i Lions. Com'è andata, Lautaro? Bene, bene, si è vinto, l'obiettivo è stato fatto. E venivamo di una sconfitta molto dura per noi a Viadana, quindi dovevamo fare il click molto importante in questa partita contro Lions. Lions sempre è una squadra che dà fastidio, che è difficile di vincere, quindi sapevamo che era dura, ma l'abbiamo portato a casa, che era lo più importante per noi, quindi contenti. Per l'obiettivo. Obiettivo raggiunto, no Giorgio? Sì, obiettivo raggiunto con qualche difficoltà, soprattutto nel primo tempo, poi insomma la panchina lunga del Rovigo ha sicuramente cambiato l'inerzia della partita e insomma sono stati conquistati meritatamente i 5 punti, però con un po' di fatica. Ecco, visto che si parla di fatica, si parla di Lautaro che è arrivato a Rovigo, no? Per la prima stagione, abbiamo detto che abbiamo vinto nello scorso weekend e questo è un aspetto sicuramente importante per una piazza come quella di Rovigo, ma tu come stai? Bene, bene, molto, molto felice, molto contento, è stato, lo dico e l'ho detto sempre, è stata una scelta venire a Rovigo, quindi quando te scegli di fare qualcosa sei convinto e sono convinto di essere qua, felice perché è una piazza, come l'hai detto te, storica. Quando arrivi in Italia sempre hai un obiettivo di arrivare a una squadra così importante, quindi per me al di là che è una scelta è anche una roba che ho deciso da fare, quindi niente, sono molto contento di essere qua. Sei talmente contento che dopo un mese e mezzo hai già cambiato casa. Sì, sì, magari noi siamo una famiglia, ho la mia moglie con la bambina e con il cane, quindi niente, trovare una casa in quelle condizioni magari ci vuole un po' di tempo, ma ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Giorgio, il problema affitti e Rovigo non è un problema non qualsiasi. No, è un problema considerevole, soprattutto con l'espandersi di Amazon, insomma, però ha trovato bene perché ha trovato vicino alla macelleria da Verza, quindi diciamo, si è assicurato della carne buona, lui è argentino, se ne intende. Quindi. Esatto, esatto. E tra l'altro il tuo arrivo a Rovigo è particolare, non parte direttamente dalla dirigenza ma parte da un collega, parte da un avversario che adesso è anche tuo compagno. Sì, è stato molto bello perché si parla del giocatore che, di Matteo Ferro, quando si parla di Matteo Ferro a Rovigo si fa uno stop, un silenzio perché è una persona molto importante sia per la squadra, per noi, che per la città e per il club in sé. E niente, come l'hai detto te, è stato dopo la partita contro il Viadana a Rovigo, là quando abbiamo ricevuto Rovigo, e lui subito dopo la partita mi ha chiesto cosa facevo l'anno prossimo, quindi quest'anno, e niente, lì abbiamo iniziato a parlare, non ho avuto tanto da pensare, quindi niente, sì, come hai detto te, è stato di un collega o di un giocatore, quindi è sempre più piacevole. Manny, è stato così anche per te qualche anno fa, quindi quando ti hanno chiamato a Rovigo, non ci hai pensato molto o qualche riflessione l'hai fatta? Sii sincero. No, non ci ho pensato granché, devo essere sincero. Non ho avuto la stessa fortuna che ha avuto Lautaro
anche perché probabilmente all'epoca era una cosa un po' impensabile, una cosa un po' difficile, però sì, ugualmente condivido poi quello che ha detto Lautaro quando arrivi a Rovigo e quando senti un po' la possibilità di giocare in una piazza del genere per un club così, è difficile che uno ci stia tanto a pensare. Ecco, Giorgio, due realtà talmente diverse, due esperienze talmente diverse, Manny e Lautaro. Rovigo, Manny ha fatto altre scelte nel corso della vita, speriamo che Lautaro abbia lo stesso destino, le stesse fortune di Menniti, no? glielo auguro, ce lo auguriamo. Io ho ancora in mente il suo pianto liberatorio al plebiscito, quando vinse lo scudetto da autentico protagonista nella sua città, insomma è stato un grande esempio di professionalità. Insomma, è stata una gioia, visto che tra l'altro lui ne ha 22, uno con la sua città, uno con la sua città adottiva, diciamo così. Certo, allora ricordiamo che c'è una linea aperta per poter comunicare con Rugby House, lo vedete, 351-81-89-567, sia SMS che WhatsApp potete interagire con noi. Questo è il bello della diretta, del live, ricordiamo questo nuovo format, Rugby House, trasmissione in diretta più sintesi della partita subito a ruota. Allora, abbiamo parlato di Lautaro, del suo arrivo, di Matteo Ferro che l'ha accolto, ma l'ho accolto anche durante la campagna abbonamenti, e sarebbe bello rivedere quel video, no? Andiamolo a vedere. Questo viaggio per me sarà godermi tutto, ogni minuto, ogni secondo che passa. Ho lasciato tutto quello che c'era per un obiettivo. Sono arrivato alla migliore squadra d'Italia, la più storica, quindi voglio vincere. Quando sono entrato per la prima volta al Battaglini col suono della fanfara, è un'emozione unica. Un viaggio che è partito da quando sono bambino, con l'obiettivo di arrivare a giocare in una piazza così importante e storica come Rovigo. È un privilegio che la gente te chieda di vincere qualcosa. È stato un sogno, ho coronato un sogno. Ho scelto bene di venire qua. Sarà un viaggio emozionante per noi e spero anche per quelli che ci guarderanno in campo. E il viaggio continua, campagna abbonamenti 2022-2023, aperta anche ovviamente con la partita di Calvisano di fra praticamente 10 giorni, il 23 di ottobre. Allora, abbiamo aperto la parentesi con i Lions, venivamo dalla sconfitta con Viadana e è ovvio che bisognava dire ci siamo, dobbiamo recuperare, è stata fatta una partita che ha portato i 5 punti, come ha sottolineato Giorgio prima, c'è da lavorare, insomma, come l'avete vissuta questa vittoria? Sì, certamente, ovviamente che in questo campionato, anche perché tutte le altre squadre si sono rinforzate anche abbastanza bene, quindi quando si parte di una pre-season così dura, insomma, ci vuole 2 o 3 partite per riprendere il ritmo che noi vogliamo, il gioco che noi vogliamo fare, però io sono molto tranquillo e sono fiducioso perché vedo gli allenamenti, sono il giorno tra giorno, diciamo, e i giocatori ce l'abbiamo, quindi è questione di lavorare giorno, come ti dico, tutto il tempo, così il gioco che noi vogliamo verrà perché i giocatori ce l'abbiamo, la materia prima ci sta. Giorgio, reazione post Viadana? La reazione sicuramente c'è stata, chiaramente come evidenziato Lautaro ancora ci sono tante cose da sistemare, meno male che ci sono, dico, perché comunque siamo alla seconda di campionato, quindi è normale che sia così, probabilmente noi paghiamo un amichevole in meno, probabilmente anche 2 rispetto agli avversari, e quindi alcuni meccanismi non sono ben oleati, alcuni arrivi in corso d'opera, l'ultimo Bazan Velez che è arrivato praticamente una settimana prima della partita, e in touche abbiamo avuto qualche difficoltà
per lo stesso motivo, perché l'Inter è arrivato a preparazione già conclusa, quindi di fatto ci sono tutta una serie di meccanismi ancora da sistemare e lì ci vuole tempo. Da un punto di vista mediatico, questa debacle di Viadana com'è? Ti dico la verità, è un jolly che ci si poteva anche giocare, diciamo che alla prima di campionato magari qualcuno un po' storto il naso. In verità il Viadana è una bella squadra e tutte le squadre che comunque non hanno ambizioni di altissima classifica sono sempre pericolose in avvio, perché comunque non hanno nulla da perdere e quindi approfittano di tutte le occasioni che si presentano. Basta vedere il Calvisano a Mogliano, ha avuto una giornataccia e è tornato a casa con le piede nel sacco. Certo, Lautaro, questo Viadana che tu conosci bene, anche se ha rivoluzionato tantissimi giocatori, la guida tecnica, però tu la guida tecnica la conosci, è stato tuo allenatore i Pumitas, no? Nel 2012. Sì, Bernardo Urdaneta è stato il mio mentore, il mio papà rugbistico, se si vuole. Addirittura a questo livello? Sì, perché lui ci ha preso a noi, a tutto il gruppo, che poi siamo andati al Mondiale del 2012, quando avevamo 16-17 anni, quindi ci ha portato a 20 anni, poi anche la maggiore, quindi questo qua ha creato un'atmosfera di famiglia, nel senso che eravamo già 5 anni insieme con tutto il gruppo. E lui era un po' il leader di questo gruppo, anche perché lui ha una personalità molto... Con carattere forte. Esatto. Sì, ti ho raccontato un'aneddota che... Ma lo possiamo raccontare, Giorgio, no? Allora, io creo il contesto. Allora, chiamiamo il contesto. È il Mondiale IRB Junior 2012 in Sudafrica. Mondiale che poi terminerà con il vostro quarto posto. Benissimo. Succede che al termine del primo tempo, tra Argentina e Galles, le cose non stanno andando bene. E Urdaneta cosa fa? Stavamo perdendo, non mi ricordo bene il punteggio, però era una roba tipo 20-0, 17-0, una roba che era molto difficile da riprendere. E nel Newlands di Sudafrica, con 20.000 persone in tutto, stavamo facendo una figuraccia e lui entra nelle spogliatoie al capitano nostro, al seconda linea, e le ha dato tipo uno schiaffo così una sveglia, però è stato un shock per noi, perché non te lo aspetti da un allenatore che in teoria dovrebbe mettere anche un po', e invece ha messo questo, ha urlato, che ne so, questo schiaffo in faccia ha fatto uscire questa rabbia di noi, anche del capitano, pensa te. Se... Dipende uno schiaffo, esatto, dal tuo allenatore, no? Non è qualcosa di bello, però ci ha servito, perché siamo stati quasi lì da vincere. Anche perché tra Urdaneta e la seconda linea almeno 30 centimetri c'erano. Anche un metro. Però grande carattere ha dimostrato anche Rovigo, insomma, mette tanta grinta, trasmette tantissimo ai giocatori, e anche... Per questo probabilmente che Viadana sta andando molto bene, complimenti ancora al team giallonero che sta compiendo un gran certo. pre-season. Allora, facciamo una cosa, andiamo a vederci gli highlight della vittoria con i Lions, poi Manny preparati perché entriamo nel vivo del discorso Fiamme Oro, tu sei qui per questo, tanto c'è una domanda per te riguardo ai tuoi scarpini, per cui insomma ci sarà tempo per discutere e approfondire. Chiudiamo parentesi scorso weekend, highlights, vittoria FMCZ Rugby Rovigo Delta contro SITAF Rugby Lions. Come da tradizione, dopo il saluto iniziale, Matteo Ferro qui inquadrato andrà a porgere il mazzo di fiori sul monumento di Maci Battaglini, come tradizione, come uso, come costume, come cultura di questo club. Il saluto a colui che ha dato il là a questa storia quasi novantennale. Tutto pronto qui al Battaglini, il fischio di Frassone, parte Giovanni Montemauri con il kick-off, lui, rosso-blu numero 697, esordio dal primo minuto, maglia numero 10. Casato Sandri numero 8 stabile, così i flanker, capitan Ferro Linzi e le seconde, suona il pulo a destra, le ciori sinistra e Pippo Cadorini, tanto bel buco centrale della FMCZ Rugby Rovigo Delta, setup, Killon subito fallo, si va immediatamente a visualizzare quella che è la traiettoria, rispondo per il respiro profondo, arriva al calcio deciso in mezzi pali sulle banderine, arrivano i primi tre punti dell'esperienza
Lui è Tucumano, classe 91, giocatore di esperienza, parte dalla piazzola. Calcio non difficile per un giocatore di esperienza come lui. E va a infilare l'H per cui al nono tre pari qui al Battaglini. Scelgono Tuscia, Cissé, Sbavatore anche la sua. Vediamo. Bautista stabile, come sempre dinamico, poderoso, come sempre rapido nel muovere e alzare il ritmo. Il giocatore ex Vedana Montemao, risposta fuori il kick and chase da parte di Facundo Ferrario Diderich. C'è probabilmente un fallo sullo stesso Diderich senza palla. Vediamo però. Rovio che si muove ancora con lo stesso numero 12, pallone in Tien Suan, Paul che prova ad andare a contatto, va oltre il placcaggio da parte di 40. Ancora cambia la corsa del senso, bello il sostegno a parte di Luca Borin che ha gambe, ha forza, velocità, la voglia di andare oltre, prima meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Nel frattempo Giovanni Montemauri, classe 2000, coetaneo di Luca Borin, va a infilare l'H. Non l'ha fatto i Lions con quel drive che non è riuscito ad avanzare. La difesa rossoblu ha tenuto l'indisciplina, però con un po' di fortuna da parte dei giocatori rossoblu, ma non c'è una linea del vantaggio acquisita. Quindi ci riprova ancora con Montemauri, Facundo Ferrario Diederich, esce dal frontale, pesta sui piedi, va oltre Matteo Ferro, il capitano. Casado Sandri ritorna sul proprio passo e ancora una volta purtroppo perde l'appoggio nel momento giusto, però c'è un lavoro sporco a terra che viene punito, il lavoro sporco a parte di Conti, ottima la sua estate anche con l'Italia a 7, 45 metri di distanza, situazione centrale, bandiere in su, confermano l'ottima alla Beltrametti in campionato, cosa che non è successa in Coppa Italia. Nella prima giornata con la vittoria dei rossoblu, intanto infila l'H ancora Ledesma. Diciamo che Rovigo è riuscita a sfatare. Prende la ricorsa il Tucumano, il pallone sembra ben indirizzato. La conferma arriva dalle due bandierine alzate, per cui 13-12. Lions partono con il piede giusto qui al Battaglini. Tutto regolare, poi sono uscite le magagne disciplinari da parte di Cafaro. Vigo in attacco, pochissimo, 3 metri circa, con Leccioli insieme a Murro alla ricerca della segnatura personale. Manca pochissimo a parte Rovigo per la seconda meta. Ci provano con i pick and go. Arriva in questo momento la segnatura di Enrico Giulian alla sua prima marcatura in maglia rossoblu, l'ex giocatore del Val Sugana. 3-0, 3 pari, 10-13, 6, 13-6, 13-9, 13-12. E adesso meta trasformata per Rovigo 20-12, quando mancano 4 minuti. Non guadagna tantissimo e Bassan Veles chiede proprio avanti di aiutarlo in questa liberazione. In realtà lui non libera ma gioca. E adesso cross kick di Abner Varrenne per la possibile ricezione di Stabile. Riesce, c'è campo il numero 6, prova a cambiare angolo. Il sostegno è quello di Uncini. Vediamo il centro cosa fa. Potrebbe innescare Bautista. Ecco il pallone che arriva a Giovanni Montemauri, che è dotato di grande velocità. Nel 7 ha fatto male e lo fa anche qui al Battaglini. È la sua prima titolare. Alza l'indice, dice: questa è mia, me la prendo e vado a segnare la meta personale. Giovanni Montemauri, assoluto protagonista. Questa lettura è gioco rotto con la meta, possiamo dirlo anche trasformata a parte di Giovanni Montemauri 27-12 di stop. Brutta touche, Rovigo deve approfittarne, ne può approfittare con Lautaro Casadesandri, più che un toro un puma a sfruttare questa occasione. Un lancio sbagliatissimo e Cocchiaro, diciamo che non festeggia al meglio le 100 presenze, arriva come un avvoltoio, insomma definitelo voi, avete visto cosa ha fatto, è arrivata una palla vagante, senza fare doppio movimento, si distende e va oltre la linea di meta. Montemauro dice: io questa serata la voglio chiudere così. 64esimo, che è dato là a questa vittoria con bonus. Abner Varrenen porta il pallone in tribuna Lanzoni e dice: va bene così. Frasson fischia alla fine. Rovigo batte Lions Piacenza con quello che serve, ovvero le 4 mete.
Bentornati in studio in diretta, sono le 21:22, Rugby House 351-8189-567 per comunicare e interagire con noi. Andiamo subito a Roma, allora con Andrea Meneti Polito, parliamo di Fiamme Rovigo che si giocherà alle 14:30, non alle 16. Per cui Manny, come sta andando questa preparazione, questa settimana? Insomma, Fiamme che arrivano dalla sconfitta con Colorno, intanto come è stato con Colorno e come state preparando il match con i bersaglieri? Buonasera a tutti. No, è stata con Colorno, è stata una partita dura. Colorno è un'ottima squadra, ben allenata, molto ben preparata. Penso abbiano cominciato oltretutto il pre-season prima di tutti o quasi questo campionato, ma sicuramente rispetto all'anno scorso quest'anno hanno una rosa più competitiva, più ampia e con maggior qualità. Oltretutto è il secondo anno che lavorano insieme a Umberto Casellato e la cosa insomma si vede, comincia a notarsi. Noi siamo stati un po' poco attenti, siamo stati indisciplinati e soltanto verso fine partita siamo un po' riusciti a riavvicinarci con il punteggio, però devo dire che sì, abbiamo ancora abbastanza lavoro da fare per poter competere insomma con le contendenti a quelli che sono i titoli playoff in questo momento. Stiamo facendo un percorso e cerchiamo di ragionare un po' partita per partita e vedere poi di fare i conti insomma alla fine. Questa partita con Rovigo sarà sicuramente impegnativa perché Rovigo è sempre una grande squadra, ha ottimi giocatori, ha tanta qualità. Cercheremo di vendere cara la pelle, diciamo, e di giocarcela dal primo all'ultimo minuto. Se riusciamo a restare disciplinati e a non consentire, insomma, a Rovigo di tenere sempre il pallino del gioco in mano, penso che possiamo dire la nostra. Allora, rispetto all'amichevole pre-season che c'è stata a Rovigo tra Famice Z Rugby, Rovigo Delta e Fiamme, dove secondo te è migliorata la squadra di casa, i bersaglieri in quel momento e le Fiamme Oro che ospiteranno il match domenica prossima? Rispetto all'amichevole precampionato comunque sarà un'altra partita. Le amichevoli precampionato sono... fanno un po' storia a sé, diciamo. Comunque non si va per i pali, raramente si va per i pali. Il gioco tattico è comunque ridotto all'osso e penso che soprattutto da parte di Rovigo, insomma, l'aspetto tattico della partita sia una cosa fondamentale, una cosa molto importante. Penso vedremo una partita molto diversa rispetto a quella che è stata il pre-season. È normale che dal punto di vista del gioco generale, del gioco offensivo soprattutto, probabilmente si comincerà a vedere qualcosa in più. Comunque il mese in più di lavoro si noterà e si farà sentire. Poi come ho già detto, penso sarà anche una partita probabilmente un pochino più chiusa, dove si cercherà di restare punto a punto, aggrappati al risultato fino a che qualcuno non riesce un attimo a prendere le distanze sul punteggio. Quindi Lautaro, secondo me sarà una partita più tattica, in cui ovviamente le fonti di gioco saranno più importanti, la disciplina, ovviamente quelli che sono Mischia, Touche, ti aspetti un match del genere? Certo, noi per fortuna ho giocato tante volte contro Fiamme Oro, so particolarmente io, so cosa mi aspetto di loro, sono una squadra molto fisica, hanno dei giocatori anche probabilmente più grandi fisicamente di tutto il campionato, quindi so che ogni partita contro lo Fiamme Oro sempre si sviluppa così, se è una partita fisica e vince sempre il più ordinato tatticamente e disciplinato. Quindi, come ha detto Andrea, sempre dobbiamo avere cura di quello lì, dobbiamo stare attenti sulla disciplina che ultimamente ci sta mettendo un po' più di attenzione lì. Niente, come ha detto anche lui, sarà una partita molto, molto tattica da vincere lì nel momento, nel dettaglio, diciamo. Giorgio, si deve lavorare sul dettaglio, disciplina, Touche, due aspetti che in questo inizio stagione nel pallone di top 10, insomma,
sono sicuramente migliorabili. Sono sicuramente migliorabili. A livello generale. A livello generale, sì. Diciamo che quando si cambiano tanti giocatori in ruoli specifici, tipo tallonatore, saltatori, comunque in tutto il sistema della Tuscia, chiaramente bastano due o tre elementi nuovi che comunque si perdono un po' delle misure. Devo dirti, parlando delle Fiamme Oro, che mi ha molto impressionato il secondo tempo delle Fiamme Oro, quando erano sotto di 17, credo 18 punti, hanno avuto una reazione molto importante, e non dico che la potevano anche vincere, però hanno avuto un ritorno di fiamma di quelli importanti, ecco, passami. Quindi sicuramente sarà molto, molto difficile, un incontro sempre molto fisico con le Fiamme Oro, perché comunque davanti sono molto attrezzati. Da quest'anno dietro sono ancora molto più attrezzati, perché è rientrato Canna, Biondelli, insomma, tutti i giocatori che possono fare la differenza nel nostro campionato, quindi insomma, sarà una bella partita. Ecco, quanto il sintetico incide in questa partita per le squadre che non sono abituate al sintetico? Beh, insomma, io le volte che sono andato lì non mi sono trovato male, cioè lì secondo me si parla più di giocatore per giocatore, ognuno sente la sua roba. Sinceramente, come ti dico, può giocare una roba nel senso che è molto più veloce, nel senso di correre. È vero che alla fine della partita magari la senti un po' di più, che è un pochino più dura, tra virgolette, del generale, però non so se cambia qualcosa tan importante, se ti può cambiare l'istoria di una partita il campo sintetico. Quando sei lì già perdi un po' l'idea e vuoi giocare e basta. Il vento sì, vero Manny, che potrebbe cambiare la sorte del match a Roma? È sempre un elemento, un'incognita particolarmente, come dire. Sì, decisamente. È anche poco allenabile, diciamo, nel senso sì, che qua ci sono giornate davvero ventose, essendo comunque a pochi chilometri dal mare, e diventa difficile anche poi eventualmente rispettare magari un piano di gioco particolare che ti eri preparato durante la settimana, se poi le condizioni di vento sono queste. Certo è che poi è un qualcosa che condiziona entrambe le squadre, quindi sta un po' anche quello può essere un po' un'incognita, insomma, per la squadra che riesce a gestire meglio il campo anche a livello tattico, come dicevamo prima, e riesce un po' a gestire meglio anche questa componente. Ecco, Giorgio prima faceva menzione che storicamente quando si parla di fiamme si dice pacchetto, gioco al piede, in realtà insomma là dietro di scelta ce n'è tanta, e soprattutto con tantissima qualità. Ti devi dare da fare, no? Diciamo che giustamente quello che diceva comunque Giorgio è sicuramente una cosa che quest'anno probabilmente si nota ancora di più, avere un giocatore del calibro di Carlo, della sua esperienza internazionale, della sua qualità in campo, è sicuramente un qualcosa che ci dà una grossissima mano. È anche vero che storicamente il nostro campionato, il top 10, lo vince, non dico sempre, ma quasi la squadra con il pacchetto più forte, più dominante e che riesce a mettere sotto l'avversario nelle fasi di conquista. Noi stiamo cercando di trovare un giusto equilibrio tra le due cose, perché appunto abbiamo un pacchetto performante, pesante, ma allo stesso tempo tanta qualità dietro da dover sfruttare durante le partite. Ecco, quale sarà la chiave del match secondo te, Lautaro? Secondo me, come l'ha detto Andrea, chi vince la lotta tra gli avanti sicuramente ha un bel che per portarsela a casa, però è anche vero che tutte e due le squadre hanno dei tre quarti molto, molto, molto tecnici, che sono veloci, quindi sarà una bella partita da vedere, e penso che, come ho detto prima, magari quello che commette meno errori, che sta più sul dettaglio, se la può portare a casa, perché è vero che la Fiamme Oro oggi come oggi c'ha dei nomi che sono veramente di tenere occhio,
che ti possono fare in una giocata, magari ti possono fare in una situazione di meta. Quindi devi stare sempre concentrato sugli 80 minuti, quindi sarà una partita molto, molto bella di vedere. Ecco, allora Giorgio, né Lautaro né Andrea ovviamente si espongono, vengo da te che non hai troppi filtri. Ti voglio chiedere cosa ne pensi della squalifica di Linsdi e poi i due giocatori chiave per la sfida di domenica. Allora, la squalifica di Linz praticamente non si è vista, nel senso che una decisione di giudice sportivo senza l'immagine. Praticamente su Eleven in diretta non si è visto niente. Dal rapporto del giudice sportivo anche loro hanno visto quello che hanno visto, poco o niente, una mano appoggiata sul viso, mi sembra una decisione un po' all'italiana, diciamo così, insomma, tutta una giornata per una settimana per diciamo che comunque l'arbitro non ha visto niente, il TMO non è stato interpellato, le immagini di Leven non hanno chiarito, neanche il video fornito dal Viadana, quindi mi sembra un po' diciamo non convincente, ecco, diciamo così, però insomma, il giudice sportivo ha deciso così, insomma, pazienza. Uomo chiave sicuramente per noi Abner, perché se in giornata può decidere le partite, se non è in giornata è un problema, e direi Canna, perché comunque in ogni caso la disciplina giocherà un aspetto fondamentale della partita e i calciatori potrebbero deciderla. Allora, voi nominavate Eleven e grazie a Eleven Sport, che è veramente il broadcaster ufficiale del Peroni Top 10, andiamo a vedere le mete più belle di questa seconda giornata, poi rientriamo perché dobbiamo leggere i messaggi. Siamo fuori gioco e gioca velocemente Fabiani, ha spazio, torna a tornare a cambiare, con Devoto al largo per Coffi. Coffi, un ottimo passaggio per Leo Pepe, che un incrocio bellissimo. Che bella azione con questa, ragazzi! Che bella azione, attenzione! Sfugge il pallone, Ceballos. Meta, Simone, questa è veramente da applausi. Locatelli a smistare. Eccola qua, benissimo, la palla per Ciardullo che si invola verso la linea di meta, incontrastato! Meta incredibile, meta di squadra, meta sofferta. Sprint, le manovre d'attacco. Fermo Nero. Pazambreles. Pensa di andare al piede, poi invece serve Van Rinen, cross kick verso Stabile che mantiene in campo il pallone. Adesso ha spazio per mettersi in movimento al servizio vicino di Uncini. Arrivano i placcaggi, poi Ferrario con Montemauri che ha spazio, prova ad andare di velocità pura e trova la meta con una giocata spaziale Rovigo. Viene botta ancora Nicolò Ceccato, tutto sulla sinistra, cerca di ripartire con D'Alzilio che cerca di andare in meta e ci riesce. Onda, calcio passaggio visto che c'è il vantaggio, Costella mette giù ed è se la mette nel valoreggi. Allora, abbiamo visto le mete più belle della seconda giornata, speriamo di averne altrettanto di belle, se non di più, per quanto riguarda questo terzo turno, che vede oltre a Fiamme Rovigo, ricordo domenica alle 14.30 su Eleven Sport, ricordo anche, visto che abbiamo parlato di abbonamenti prima, che abbonandosi alla Rugby Rovigo c'è lo sconto per appunto Eleven Sport, ancora per qualche settimana, bisogna sfruttare anche questa opportunità. Ovviamente c'è un altro match però che è degno di nota, che è un Petrarca Colorno, per cui volevo sentire un po' il vostro punto di vista e anche da Andrea da Roma, che è in collegamento con noi visto che ha affrontato il Colorno proprio lo scorso weekend. Lautaro. Beh, sicuramente si parla di una delle due delle realtà più forti del campionato, cioè si parla di Colorno che ha fatto un mercato che a tutti almeno ti fa stare attento sul campionato loro. E
E poi il Petrarca non hai bisogno di dire nulla, cioè l'ultimo campione, quindi bisogna rispettarlo sempre. Quindi sarà una partita anche lì molto fisica. Io ho la fortuna di conoscere un paio di giocatori del Petrarca con cui parlo e mi hanno detto che... È già una notizia. Ma no, cioè, sicuramente gli argentini ci conosciamo con tutti. E mi hanno detto che più o meno stanno studiando il Colorno e più o meno hanno visto quello che dice Andrea, che è una squadra lavorata bene, che sarà tosta di vincerla, però sicuramente sarà una delle partite più belle del fine settimana. Giorgio? Colorno è partito molto forte, come diceva Manny prima, hanno iniziato la preparazione molto prima, hanno tanta qualità a largo, ma sono messi bene anche davanti. Fatto delle bellissime azioni proprio contro le fiamme, una bella squadra, la panchina è anche piuttosto lunga dopo il mercato estivo, quindi è un avversario molto temibile per tutti, non solo per noi, anche per il Petrarca. Andrea, cosa ne pensi, visto che hai già affrontato con loro lo scorso weekend a Lanfranchi? Torno un po' sul discorso che ho fatto prima, penso che comunque la grande qualità che ha dimostrato Colorno possa mettere in difficoltà il Petrarca, però allo stesso tempo il Petrarca è una squadra che regala veramente poco, credo sia quella anche la differenza che probabilmente c'è tuttora con tutte le altre squadre, fa pochi regali, concede pochi calci di punizione, quasi mai gestisce male un possesso. Magari non sono così prolifici o comunque non sono così produttivi dal punto di vista dei punti segnati, però fa veramente pochi regali e bisogna vedere se Colorno effettivamente contro una difesa come quella del Petrarca riuscirà a fare la differenza. Penso sia comunque un bel banco di prova per loro, per Colorno, per capire a che punto sono e per capire che cosa possono dire anche all'interno di questo campionato. Ecco, questa sicuramente è una sfida che si affrontano una squadra assolutamente offensiva con una squadra che fa della difesa da sempre un must del proprio gioco. Allora, mancano 5 minuti al termine della trasmissione, vi ricordo dopo ci sarà la sintesi della partita con i Lions, per cui non solo gli highlights che abbiamo visto all'interno di Rugby House, ma appunto insomma 45 minuti della vittoria di sabato scorso. È il momento dei messaggi. Allora, siamo contenti per Giorgio che riesce finalmente a vedere Rugby House, e poi una domanda per Manny: chiedono che misura di scarpe hai intanto? Porti? No, sembra una cosa un po' strana, perversa, perché anche qua in Casermo mi prendono in giro per un po' la mania che ho per le scarpe da gioco e voler sempre avere lo scarpino all'ultimo grido e alla moda. Se qualcuno volesse farmi regali, comunque 44 e mezzo. 44 e mezzo per andare a venire vicino. Però se non ricordo male, se è colorata meglio, no Manny? Sì, dipende da che colori, sono un po' schizzinoso anche su quello. Ah, diventando, diciamo, maturando, sei andato schizzinoso anche lì. No, dipende dal kit di gioco, poi deve essere... Allora, con la tenuta, quella che hai adesso... Bianco, perfetto. Bianco va sempre bene. Bianca 44 e mezzo, ci sarà il Black Friday fra un po', per cui fate la vostra scelta. Perfetto. E poi sono i complimenti per te, ovviamente, insomma, il piede più caldo dell'eccellenza. Che rapporto hai con Giamma Vian? Che qua vedo i messaggi abbondano del tipo e fai prepari la colazione, perché lo chiami cittina. Sì. Cos'è sta cosa che noi non siamo aggiornati? Dici. No, siamo i compagni di stanza. Ah. Viviamo nella stessa stanza qui in caserma. E poi è un'amicizia che dura da anni, insomma abbiamo intrapreso anche questo percorso all'interno delle Fiamme Oro della Polizia di Stato assieme, venendo via entrambi da Rovigo lo stesso anno, quindi comunque siamo abbastanza in simbiosi. E poi è un compagno di stanza molto premuroso che ci tiene a tenere la camera pulita e ogni tanto anche a preparare la colazione, quindi e magari non posso dire nulla. E magari ti pulisci anche le scarpe appena arrivate? No, quello no. No, quello un po' troppo, quello forse ci arriveremo tra un po'. E lavoraci, non si sa mai nella vita, no? Esatto.
Perfetto, allora Lautaro, ti chiedono, come puoi ben vedere, insomma, se è stata migliore l'accoglienza di Viadana, quella di Rovigo, io aggiungo quella di Prato a sto punto, che, così. No, penso che sono tutte, ogni posto che vai è una roba diversa, non si può confrontare una cosa con l'altra. Appunto, come ti ho detto all'inizio del programma, ho scelto di venire qua, quindi non è che preferisco una roba o preferisco un'altra, sono due cose diverse, mi godo del momento, mi godo dell'ora, come se dice tanto in giro, ma veramente lo metto in prova e niente, sto godendo il momento della realtà e della squadra, di una squadra storica come Rovigo. Ecco, c'è chi ti fa i complimenti, dice complimenti per il tuo carattere, siamo sicuri che ti toglierai grandi soddisfazioni qui a Rovigo. Allora, volevo aprire una parentesi, perché la stagione della Rugby Rovigo Delta è partita bene, soprattutto con quello che è il progetto Under 19, ed è una cosa interessante vedere la 19 che è adesso il barrage per andare in Elite. L'ultima sfida sarà nel weekend a Monferrato, basta un punto praticamente per accedere all'Elite, anche la 17 è già andata, per cui insomma il trend sembra positivo. Ma la cosa che mi piace sottolineare, Lautaro, è che a più di una partita della 19 voi eravate presenti a sostenere i ragazzi. Questo è un aspetto particolarmente piacevole. Sì, è una roba che a parte che dobbiamo dire che con tanti giocatori dell'Under 19 si allenano e hanno anche giocato il Rossi contro Blu con noi, quindi sono parte della rossa, sono parte di quelli che stiamo tutti i giorni lavorando per fare un obiettivo, quindi minimamente se loro vengono a fare il sostegno, fare il tifo, è un gesto anche bello di andare a vedere, e anche un bel momento di sempre vedere il rugby in diretto, è sempre bello, al di là se è Under 19, prima squadra o Crusaders, è sempre bello vedere una partita, sempre che ci siamo tra dei amici, si gode il momento. Giorgio, questo questo è un bel segnale, anche perché mi risulta che in passato non fosse proprio così, quindi è sicuramente un bel segnale per tutto il movimento. C'è fermento anche in Polesine sotto questo punto di vista, ci sono degli accordi insomma importanti che possono portare verso gli stessi colori. Nuovi sviluppi, diciamo, esatto. Così. Ora 21:45, noi stiamo terminando lo spazio a nostra disposizione. Subito dopo Rugby House, vi ricordo la sintesi della partita di sabato scorso. Rugby House ogni giovedì alle 21 in diretta 351-81-89567. Volevo salutare in primis Andrea Menetti Ippolito da Roma. Ciao Manny, grazie mille. Grazie a voi, buona serata a tutti. Ciao. Ciao. Ci sono 30 gradi a Roma? Più o meno, 30 no, ma 25 sì, quindi si sta ancora molto bene qua. Va bene, grazie Manny, a presto. Grazie a tutti. Lautaro, grazie per essere venuto a Rugby House. Grazie mille a voi, sempre un piacere stare qua, è la prima volta e mi sono trovato molto bene. Parlare bene. Rugby è sempre bello. Giorgio. Grazie, ci vediamo alla prossima. La prossima sarà giovedì, ricordo ogni giovedì alle 21 Rugby House in diretta, poi la sintesi della partita sarà così nelle settimane fino a fine stagione di questa nuova stagione 22-23, perché il viaggio continua. Buonanotte.